Inizio applicando un correttore come base e vado a correggere anche la discromia delle mie occhiaie. Vado ad applicare l'ombretto Juggler dalla collezione Art Circus della Neve Cosmetics su tutta la palpebra mobile lasciando vuoto l'angolo interno. Successivamente nell'angolo interno applico questo ombretto sempre della Neve Cosmetics della collezione Quetzalcoatl nell'angolo interno. Vado a sfumare i due colori e successivamente sfumo il colore più scuro nella piega. Vado a creare il punto luce utilizzando On dalla Different di Mula Cosmetics sotto l'arcata sopraccigliare. Sempre dalla palette Different vado a prendere l'ombretto Toast e lo applico nella piega dell'occhio, sfumandolo molto molto bene. Nella rima interna vado ad applicare un kajal nero, io sto utilizzando la matita pura della Deborah Milano. Con un pennellino vado a sfumare la matita nera all'esterno della rima inferiore. Applico un eyeliner nero, questo è sempre della Deborah Milano della linea Puro, e vado a creare una linea di eyeliner non troppo spessa ma neanche impercettibile. Per la collezione Art Circus vado a prendere l'ombretto Drumroll e lo applico all'esterno della rima inferiore. Vado ad intensificare l'ombretto Drumroll con Ticket, che è un bellissimo ombretto glitterato. Per questo make-up non possono mancare assolutamente delle ciglia finte super drammatiche. Vado a piegarle con il piegaciglia per dare un effetto ancora più intenso. E ovviamente non può mancare il mascara per compattare le mie ciglia con quelle finte e per intensificare le ciglia inferiori. Applico un fondotinta leggero ma molto coprente su tutto il viso. Rifinisco tutto con un correttore, quindi vado a correggere ancora le occhiaie e vado a illuminare il contorno occhi e poi vado a fissare il tutto con una cipria illuminante. Con Sculpt di MAC vado a creare un contouring abbastanza pronunciato perché voglio indurire un pochino i lineamenti del mio viso ed ovviamente non può mancare un bel blush. Io vado ad applicare Acrobat, che è molto molto shimmer. E per finire sulle labbra vado ad applicare la matita due baci nella tonalità Applause. Faccio prima il contorno con la matita dedicata apposta per il contorno labbra e successivamente vado a creare un punto luce con la matita rossetto solo al centro delle labbra e vado a picchiettare con le dita. Il nostro make-up è finito, spero vi sia piaciuto, vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!